In questi giorni stiamo esplorando la Polonia, siamo stati a Cracovia, città straordinaria, e adesso, prima che lasciamo il paese, non potevamo non fare anche questo appuntamento. Oggi andiamo a fare la spesa, come sempre, e vi facciamo vedere cosa vendono nei supermercati, ma soprattutto quanto costa fare la spesa. Andiamo! Dovete sapere che in Polonia non ci sono tantissimi marchi di supermercati. Quelli più diffusi sono Lidl, Carrefour Express, Mini Shop. Ci sono altre piccole catene di mini shop. E poi c'è Auchan, che è quello proprio, capito, enorme. Ed è lì che stiamo andando. Qua dentro c'è da perdersi. Carote in busta da 1 chilogrammo, 1,44 zloty. Patate in busta da 2 chilogrammi, 4,39 zloty. Cipolle sfuse, 3,98 zloty al chilo. Guarda che carucci questi funghi messi così, allora, belli. 7,94 zloty. C'è un bancone immenso di pomodori. Tutti fratelli, ma tutti diversi. I più economici sono questi qua e costano 3,39 zloty al chilo. Pomodoro ciliegino 5,49 opac. Uè, 5,49 opac. Peperons, questi qua costano 4,59 al chilo. Lattuga, sono due qua dentro. No, sabata. È una bella grande. Ah no, è una. E costa 2,59. Cetrioli singoli, senza plastica, 1,79. Queste sono solo per abbellimento, non te le devi mangiare. Le metti a casa sul davanzale come bella mostra. Guarda sta cosa. Ma che cosa? Ma è tutta rugosa, è tutta brufolosa. Ma carina, mica. Ma tu vuoi la zucca con l'acne? Guarda questa, una pera con l'acne. Bianca. Poi esemplari delle zucche strane. Una zucca albina bianca. Ma sembra un fiore, guarda che caruccia. Questa qui costa 4,89. Questa che cos'è? Questa è un'altra zucca, molto arancionata, sembra un'arancia. Ma un po' dura però. Ma quella che cos'è? Quella è un'altra zucca ancora. Madonna, è grossa. È grossa come un braccio. Zucchine 2,97 al chilo. Le melanzane vendute singolarmente senza plastica 5,48 zloty al chilo. Anche qui abbiamo i peperoni albini 4,29 zloty al chilo. Tra le cose un po' inusuali ci sono queste carote strane bianche. E poi ci sono questi cosi qua. Che cos'è? Ah, cipolla, che è? Non si capisce. Sì, che è un tubero, ma che tubero sei? Di cosa profuma? Non lo so, non mi piace però l'odore. Dai, a quanto pare lo usano per fare le zuppe. Ma tutte queste verdure strane, ma dove le vanno a prendere? Ma che è sta cosa? Guarda il rapporto di quanto è grosso. È enorme. Ce n'è più grandi, però. Madonna, ce ne sono pure di più grandi. Vabbè, sembra una carota. Questo sembra tipo zenzero, che cos'è? No, non è zenzero. Insomma, per verdure in Polonia ci danno veramente dentro. Un'altra. Attenzione, nella famiglia degli albini. Albina? Sono i fagiolini. Il fagiolino che albino. Che noi abbiamo anche assaggiato, sono buone, non sono sì, niente male. Male. Questa è facile. Noce pesche, 3,78 al chilo. Pesche normali, un po' pelosette, 4,98 al chilo. Arance, 4,78. Al chilo. Questo coso che è? Fresh pomelo. Il pomelo è un miscuglio tra il pompelmo e una mela. Se lo tiri addosso a una persona, veramente lo mandi in prognosi riservata. 5,99. Quando si parla di mele avete 25 metri di bancone dal quale scegliere. Però partiamo dalla base di 2,99 zloty al chilo. Il tamarillo, ragazzi. Ma che è? Sembra una granata. Ma nel mangostin. Questo qui è il mangostin, che loro chiamano mangostan. Che abbiamo trovato soprattutto in Indonesia. Cioè, dall'Indonesia l'hanno portato in Polonia. Ma c'è nel mangostin. Ma hanno la stessa bandiera, Veronica, quindi devi capire che cioè, questo qui si chiama Star Fruit e qui lo chiamano carambola. Sto male. La carambola. Hanno anche le arance cinesi. Come si chiamano quelli di mandarini cinesi? Questo qui invece è il dragon fruit, tipico frutto tropicale che abbiamo assaggiato in Indonesia. Granadilla. E che è? Sembra di plastica. Perché è ripiena. È una sorta di passion fruit. Sì. Questo qui l'abbiamo assaggiato solo a Yogyakarta. Io sono veramente esterrefatto. La varietà di frutta che c'è qua non l'ho trovata da nessuna parte. Negli ultimi 12 paesi che abbiamo visitato non c'era, te la sognavi. Sì. Incredibile con 3B. No, questa qui è la cooking banana, ovvero quella che non si mangia cruda, ma si frigge. E hanno anche le mini banane. Queste qui in Asia e in Australia ci siamo fatti di quelle scorpacciate. C'è anche il coconut.
Wow, fantastico, mi trasferisco qua. Possiamo chiudere il video qua? Io direi di sì, basta. È finito. Noi rimaniamo qua. Arrivederci. Ciao. Tornando alla normalità, parliamo di banane semplici 409. Latte. Latte. 50 metri di latte. Siamo in un centro commerciale gigante. Comunque la Polonia è un paese super evoluto, quindi ci sta. Un tipo di latte che si trova in tutti i supermercati è il latte di capra. Loro lo vendono come noi vendiamo il latte di mucca. Bah. Oh, guarda che carina! Guarda la latte! Ce l'hanno sia da un litro. Un litro costa 7,89. Litro. Mezzo litro costa 3,98. La vogliamo fare proprio stracciata. Il più economico. 1,98 zloty. Un litro della marca loro. La marca più importante costa 2,58 al litro. Ci sono tante varietà disponibili. Abbiamo quello di riso, cocco, soia, mandorla, all'avena. Ce ne sono, insomma, parecchie. Chi non beve il latte di mucca ha anche la scelta. Meno male che mi sono portato la felpa. Avrei dovuto portare il passamontagna. Qua dentro ci sono meno 29 gradi. Parlando di cose un po' tipiche, un po' strane, c'è questa formula di formaggio che molliccio. È come la nostra. È come una Filadelfia, sostanzialmente, quindi spalmabile. Ed è gouda, di fatto. Però ce l'hanno anche i funghi. Aromatizzata ai funghi. Non lo so cosa. Al gusto di qualcos'altro. Al girasole, al salmone, quindi una Filadelfia sostanzialmente, anziché essere confezionata in tutto quell'ambaradan di plastica, c'è solo questa bustina. Diciamo. Costano 1,75, 1,39, 1,18. Vabbè, io ne prenderei una. Per quanto riguarda i formaggi, diciamo che non si fanno mancare l'assortimento, ecco. Cosa c'è? Formaggini praticamente, perché hanno tutto il formaggino. Ai funghi però. 3,79. Treccine formaggiose, tipo capelli d'angelo di formaggio. Questo qua è il formaggio tipico che abbiamo assaggiato in questi giorni, che è un po' una scamorza, sembra una pannocchia gigante. Non so se sì, in realtà si sono ispirati alla pannocchia. 23,09 zloty. Se siete golosi di formaggi, qua avete le forme per intero. Cioè quello... è, non lo so, 3 kg? La madonna, 39,09 zloty. Cioè hai proprio tutto il robo. Te lo prendi proprio così. Non mi vorrei impantanare nei salumi, quindi facciamola veloce. Salame, il salame, che è proprio 70 grammi, costa 3,99. Prosciutto crudo, 70 grammi, e costa 8,29. Sono però quelli tagliati da loro in salumeria. C'è un piede di porco, 8,19. Felicità avvolta in pasta. Ah, scusa, prende il nome di pieroghi. 400 grammi, 3,89. Cioè noi è inutile dirvi che non ce ne vergogniamo, ma ci siamo sfondati di pieroghi, perché li fanno in tutte le salse possibili e immaginabili. E non sono dumpling. 7,08 quelli alla zucchina. No, hanno più una consistenza di pasta. 6,68 quelli al pomodoro. Sono strabuoni. No! Abbiamo superato ogni barriera. L'immaginazione qua fa cilecca. Questa è gelatina, che noi in genere giù al sud ce l'abbiamo in banconi rettangolari o quadrati. Questo invece lo insalaminano. Questi insalaminano pure la gelatina. 3,99. Sono senza parole, è geniale. C'è anche quella tradizionale, che è un pezzettone e costa 21,39 al chilo. Il pollo lo puoi comprare intero, 7,11 al chilogrammo, oppure cosce sovraccosce a 8,98. Il petto ti costa 18,98. Le sole cosce sono 5,98. In rapporto abbiamo trovato molto meno manzo, in realtà. C'è tanto pollo, tanto maiale, ma poco manzo. Hanno però la fettina 42,99 al chilo. E questo qua è che lo tipico, usi molto per lo spezzatino. Gula, spezzatino vario, costa 25,99 al chilo. Salsicce varie. E poi abbiamo il maiale. Credo che sia la lonza questo, giusto? 18,99 al chilo. Macinato di manzo, 9,99 al chilo. Mezzo chilo. 19,99 al chilo. Comunque sono 10 zloty di mezzo chilo. 10 zloty mezzo chilo, 2 euro. Macinato di maiale, siamo a 8,99 mezzo chilo. Prosciutto cotto l'ho cercato per tutto il supermarket, ho trovato solo pochissime varietà. Questo costa 7,49, 120 grammi, perché è a 62 zloty al chilo. Ah, qua l'età media per venire a fare la spesa si abbassa, quindi già a 7 anni c'hai il carrello per i fatti tuoi e vai in giro. Uova,
Come faccio qua? Andiamo all'assalto del risparmio. La confezione da 10 più economica costa 3,78. E non è vuoto dentro, ci sono veramente le uova. Se volete fare degli scherzi di poco gusto, avete 30 uova a 14,49. Però usateli per le frittate, mi raccomando. Questo è il momento in cui mi verrebbe di chiedere a voi se sapete che cos'è, perché io vi giuro non me lo spiego. A giudicare dalle altre bottiglie di plastica sembra sia qualcosa per le zuppe. Guarda, c'è anche bianca. Una salsa per le zuppe. Quindi magari nelle bottiglie di plastica e di vetro. Però vedete che c'è tipo il fondo qua di roba depositata. Sembrava più tipo la conserva della nonna, capito? Oh. Rimanendo in fissa di cetrioli, potrebbe essere un'alternativa alla palestra, però. Sì. 5 kg di cetrioli, 11,69. Lo sapete che da queste parti i cetrioli ce l'hanno proprio in fissa. Caramelle. Questo è il reparto preferito di Francesco. No, non è così. Basta, ho smesso io. Anche qui ci sono dei simpaticissimi biscotti che puoi prendere singolarmente. Quindi qua hai delle meringhe. Qua c'hai quelli al cocco, io li adoro, me ne mangerei tipo un quintale. Se vi trovate a passare da casa nostra e volete lasciare giù una pedana di quelli, non ci offendiamo. Questi fanno un profumo, madonna, meglio che chiudo. Spaziano tra i 15,99, 13,99 per questi romantici, perché sono a cuoricino. Vi devo dire la verità, è emozionante fare la spesa in Polonia. È proprio, mi sento un bambino, cioè. Un'altra cosa che qui si vede tantissimo in tutti i supermercati è il tè, in tutte le forme e in tutte le salse. Guarda, letteralmente, questo è un esempio. Qua abbiamo direttamente le brocche piene di tè, i chicchi di caffè. È tipico quello che ti pare. Non vi faccio vedere i prezzi perché altrimenti poi vi trasferite subito. Ma quella è meringa, è tutto meringa. Un bancone di meringhe, di colori diversi. Ma sono ad abbellimento, no? Non li metti nella vasca da bagno questi? Marmellate, mi riferisco direttamente alla promo. C'è crisi, 270 grammi, 1,84. Ma non riprendono neanche questa, le spese del vetro. Però questa è proprio quella lì macinata. Ok. Andiamo quella Ocean, 280 grammi di barattolo, costa 2,45. Farina, 1 kg, 2,15. Informazione di cultura generale, la C si legge Z, quindi ci arrivate da soli, queste che cosa diventano. Baguette di pane classica, 1,99, 400 grammi. Panini singoli, 79 l'uno. Non riesco a capire se sono pangoccioli o se sono brioche col cioccolato, però costano uno zloty l'uno. Ma manco ai tempi della lira le pagavamo così poco le cose. Cornetti per domani, perché siamo un po' disperati essendo in movimento, 1,89 l'uno. Questo è quello di cui vi parlavamo poco fa riguardo ai tè. 30 metri di tè. Nutella, ciao carissima, io ti odio. Barattola da 350 grammi, 9,98. Bicchiere da 230 grammi, 8,99. C'è anche quello formato squadra di calcio, le colazioni dei compieni di Del Piero. 600 grammi di barattolo, la madonna, 15,98. Hanno anche la Linde, che l'ho cercata in tutti i supermercati dell'Europa e non ce l'ha nessuno. Perché a differenza mia, Veronica, per queste cose va, se ne va, si strippa proprio. Più calda la Nutella, ma ci stai la paghi, cioè, scusa, la crema cioccolata. Tutto tuo. Cereali, mamma mia, questo video è veramente una tragedia. Qui anziché confezionarli con il pacco di cartone con poi dentro la plastica, ti fanno solo il pacco di plastica. 600 grammi di cornflakes, 7,48. Cheerios, 500 grammi, 9,09. Nesquik, 460 grammi, 9,28. C'è tutta una roba di cioccolato. Biscotti, abbiamo le gemelle di colore delle gocciole, costano 8,29 il pacco da 400 grammi. Oh, sacrilegio, biscotti danesi in Polonia, 11,39 per 150 grammi. Sono danesi, capito? Oh mio Dio, l'universo degli aperitivi. E sono tutte patatine. Andiamo per ordine. Pringles, il tubo da 165 grammi, costa 6,49. I Doritos, ma il pacco piccolo, che fregatura, 100 grammi di pacco, 4,59. È un pacco proprio. Le patatine più buone al mondo costano 5,58 per il pacco da 215 grammi. Le patatine trascissime, proprio i classici triangolini di formaggio, formaggiosi, crocibkutski,
costano 150 grammi 2,98. I Cheetos, che sono buoni, un po' plasticosi a volte, ma vabbè, vanno giù, 145 grammi 3,58. La Sprite, 1,5 litri, costa 3,88. La Fanta, 1,5 litri, costa 3,88. Coca-Cola, 1,5 litri, 3,49. Slancio salutistico di Veronica, che cerca la coconut water. Oppure l'aloe vera, che costa 6 slot. Madonna, sono sbilanciati. 6 slot per la coconut water? 0,5 litri. Non fate come ho fatto io. Ho comprato quest'acqua puffo l'altro giorno mentre scattavo in giro, 750 ml a 2,49. Sono stato sveglio 4 giorni, non ho più dormito da allora. La situazione birre è questa. Qui siamo a 0,5 litro di lattina, 1,68. Anche questa, la 66, costa 0,5 litro, 1,98 anche questo. Ovviamente se vai sui marchi più importanti, tipo l'Erdinger, se lo fanno pagare, perché a 0,5 litro è 7 slot e 12. Questa qua, che si pronuncia Przubr, è una birra polacca che noi abbiamo assaggiato ed è veramente buona. 0,5 litro, 3,38. Vi consiglio di provarla perché è veramente il top. C'è anche la Jubr, che è senza il pra. Prendete appunti, anche questa, la Kozel, è locale. 0,5 litro, 3,58. Da provare. Qua abbiamo 6 corridoi di vini. Che il vino costa notevolmente di più rispetto alla birra. Il prezzo medio, tenete come riferimento questo, 15,98 per una bottiglia da 75. Se scendi giù arrivi a vino d'Italia rosso, beh, terra nostra, 11,98, però già lì io non garantisco più, Stiamo sui 20 slot, dai, per tenere una media di un vino bevibile. Poi, oddio, se mi chiamate vino il tavernello, oddio. Spaghetti, la confezione mega basica, 500 grammi, 1,99 slot. Se invece tiriamo su le pretese, Barilla, 0,5 chilo, 3,98. Le altre confezioni di Barilla, come le farfalle, ad esempio, in 0,5 chilo costano 4,09. Hanno tantissima pasta integrale qua. Si vede che noi non siamo i clienti giusti. Mi piace la pasta integrale. Va bene, ok, Veronica, tutto a posto. Io già di mio non vado pazzo per la pasta. Figuriamoci se è integrale, cioè proprio. Sono un po' confuso dall'immagine ritratta in questo sugo pronto. Mi spiazza un po' vedere l'ananas insieme al pomodoro e l'aglio, però se vi può interessare, costa 550 grammi 3,98. Sugo pronto Barilla, per i più pretenziosi, alla ricotta, 400 grammi 9,28. Vabbè, questa non la devo annunciare. La più economica, che fra l'altro viene dall'Italia, comunque dice così, 3,99. Stando all'olio abbiamo diverse opzioni: bottiglia di plasticosa, 750 ml, 14,98. Se invece tiriamo su le pretese, andiamo su Monini, siamo 750 ml, 34,68. Tonno abbiamo, questo è proprio stra mega economico, 4,24 per il 170 grammi. Se no abbiamo qualcosa anche da 5,59. Qua giustamente c'è anche la pesceria, che è abbastanza grande. Per i pigri o per i viziosi, pizza surgelata, spaziano tra i 7 slot, 8 fino ai 10. Voglio dire, che fai? Non te la mangi una pizza Giuseppe? Il salmone, andando su una via di mezzo, perché ci sono anche quelli più economici, ma sono per cucinare altra roba, confezione da 100 grammi, 8,49. Qualche giorno fa è successo questo. Se mi viene troppo da ridere, eravamo rimasti senza internet e abbiamo comprato una scheda ricaricabile con 6 giga di dati. Indovinate quanto l'abbiamo pagata? Non indovinereste mai. Un euro. Veronica, non prendere il pollo arrosto, che ci roviniamo. Così ma che costa 13 sloti, dai. 5 io? Per pagare in questi supermercati, nei paesi in cui non c'è l'euro, noi ci siamo riferiti alla N26, questa meravigliosa carta qua, che a parte essere gratuita, la richiedi gratuitamente, eccetera eccetera, vi permette di pagare al netto del cambio valuta, quindi non ci sono commissioni, paghi solo quello che devi pagare, l'equivalente in euro. Oltretutto vi lasciamo il link in descrizione, se vi registrate con il nostro codice vi danno 10 euro di bonus nei primi utilizzi, e sta cosa non durerà per sempre, quindi io ne approfitterei. Questo era quello che riguarda l'idea generale del fare la spesa in Polonia. Se dovessimo fare una lista generale di cose di prima necessità che potrebbero servirvi se foste da queste parti, vi ritrovereste più o meno in questo contesto. E andreste a spendere più o meno questa cifra qui.
Noi ci rimettiamo in macchina, continuiamo la nostra esplorazione. Oggi usciamo... dai, sti freni. Oggi usciamo dalla Polonia, ce ne... Ancora? La spacco quella Mercedes del cazzo.